membro del consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, il quale insomma da sempre svolge questa attenta attività di crisi. Io ho una domanda che voglio porti immediatamente, perché il nostro percorso è intitolato alla crisi, e ci piacerebbe sapere che cosa è per te la crisi e in che modo la vive un critico. Io non credo che ci sia una ricetta, no? Nel senso che molto dipende anche dal livello di autorevolezza del critico, no? Cioè il critico che può permettersi di andare a cena con un artista e stroncarlo il giorno dopo, perché anche una stroncatura di quel critico va bene, no? L'importante è che però quel critico si sia occupato del tuo spettacolo, anche per stroncarlo, ma no. Allora, io credo che in generale la cosa deve essere fatta in modo trasparente, nel senso che intanto non bisogna cadere nel doppio errore, no? Io conosco certi colleghi che sono soltanto cattivi, stroncatori di professione, ok? Altri che sono soltanto buoni, che fanno soltanto elogi di professione, e invece credo che la cosa giusta sia quella di avere un atteggiamento equilibrato, cioè far capire che nella scala dei valori di uno spettacolo, per cui noi chiamiamo uno spettacolo, quello spettacolo magari in alcune cose va bene, in altre non va bene, ma ne possiamo parlare, nel senso che parliamo, discutiamo, no? Vediamo che cosa va bene, anche perché dovete tenere presente, ragazzi, che noi scriviamo per gli attori. Non scriviamo per gli altri teatranti e men che meno per gli altri critici. Questa è una cosa che bisogna sempre tenere presente dovunque voi scriviate, o nel cartaceo, o con il video, o online. Però non si scrive perché l'attore ti legga, perché l'artista ti legga, o perché gli altri critici. Questo è un pochettino una cosa difficile che bisogna imparare facendo i giornalisti. Cioè, la prima cosa che uno impara quando fa il giornalista è essere semplici, è un valore, non è un disvalore. E d'altro canto, chi però è troppo intrigato, non nel discorso della ricerca teatrale, della complessità della ricerca teatrale, io per primo dico, no? Molte volte sbaglia, rende un linguaggio troppo complesso. Allora, punto. Quindi, qual è il primo, come dire, il primo discrimine, no? Usiamo la parola crisi, no? Il primo discrimine, la prima differenza è questa, tra l'autenticità dell'intuizione artistica, poetica, e la non autenticità, cioè lo spettacolo che viene fatto per mestiere, ok? Questa è la prima. Il primo discrimine, la prima differenza su cui noi possiamo incidere. E si vede, attenzione, non è che lo spettacolo fatto solo per mestiere necessariamente è un cattivo spettacolo, ok? Non necessariamente. Però questo è un primo discrimine su cui noi possiamo assolutamente lavorare, ed è giusto che noi lavoriamo, ma anche nel lessico, nella capacità di dire c'è uno spettacolo fatto per mestiere. È giusto stroncarlo se va stroncato. Uno spettacolo che nasce da una necessità di espressione artistica, possiamo essere più tranquilli, possiamo capire, possiamo intuire, possiamo, che ne so, ragazzi, in una piccola compagnia se c'è un attore che non funziona, dici quell'attore non funzionava, dovrebbe lo spettacolo andava bene, giusto? Però quell'attore meglio anche no. Ok, questa è la discussione. E questa è la prima cosa che ci consente proprio veramente, ragazzi, di essere equilibrati, cioè di poter andare a cena con gli artisti senza aver paura di dire quello che dobbiamo dire. Okay. Secondo, quanto quello spettacolo è colto senza essere
senza fare le citazioni. Un artista, un teatrante, se conosce il teatro, non ha bisogno di fare di dimostrare quello certo. Che conosce il teatro. Si fa il suo spettacolo, punto. All'interno di questo spettacolo, poi noi critici troviamo, troviamo i sentieri, no? Attraverso i quali quella poetica si